avere problemi tumori di natura, quello potrebbe essere addirittura un infarto, che è diciamo una patologia che si associa con il gene singolo delle arterie coronarie della morte. Quindi, in conclusione, che cosa ne traiamo a nostro parere da questi risultati? Che sì, sono il frutto di una riproduzione, ma in ogni caso, per ciò che riguarda le coronarie, come le abbiano riprodotte così fedelmente, ci dice che sicuramente il principio geniale è studioso ed antisignano probabilmente le tecniche di riproduzione del sistema cardiovascolare che saranno usate solamente nel secolo successivo, come per esempio le tecniche elettive, potrebbe aver messo della cera all'interno di questi vasi per riprodurre così fedelmente. Quindi da un lato ci dice una riproduzione, ma dall'altro ci dice che sicuramente lui fu un attento studioso, probabilmente geniale inventore, e ha designato di tecniche che verranno solamente usate nel secolo successivo, e in un certo senso ci lascia ancora un altro del mistero. Grazie per entrambi, devo dire, efficace della spiegazione. Alla fine, insomma, in sintesi noi possiamo dire che il giallo non è chiuso, il giallo si riapre, al di là delle leggende fosche che sono state scritte, che continueranno ad essere scritte sulla figura del principe maledetto. E la sintesi quindi è questa, che i difetti di fabbrica, le anomalie, gli errori, per così dire, delle macchine di San Severo sono circoscritti ai grossi vasi del sistema circolatorio del sangue, mentre per il distretto appunto coronarico, che è la parte perfettamente riprodotta a quel tempo, non era nota così in dettaglio, lo sarà soltanto un secolo più tardi. Quindi delle due l'una, o il principe iniettò qualche sostanza sconosciuta nel sistema di almeno uno dei due corpi umani, oppure era a conoscenza con un secolo d'anticipo di cose che altri avrebbero scoperto soltanto il secolo successivo, e questo è una conclusione che rimanda anche alla figura del principe, insomma, come grande esperto appassionato di esoterismo, in qualche modo un grande iniziato del 700 napoletano. Quindi rilancia alla grande la figura, in qualche modo affascinante, del principe di San Severo. Vorrei, se mi consentite, aggiungere una cosa all'altra dalle notizie ufficiali, una mia personale osservazione di me studioso. Perché quando io ho preso queste notizie le ho lette come una beffa del principe? Perché alla fine i dati dell'estrema antisintesi, a parte tutta la lettura che si può avere esoterica delle macchine con queste nuove diciamo, informazioni che abbiamo, ma che non sto qui a parlare, è che lui riproduce, diciamo, in modo quasi esatto, fa bene delle anomalie, probabilmente non sappiamo, come ci ha detto il dottore Calderano, una parte che è sconosciuta all'epoca mentre invece vengono commessi degli errori, addirittura delle compatibilità con la vita, sulla parte conosciuta. E con questo, che poi sembrava che non fosse emerso, io ringrazio tutti, ringrazio fondamentalmente la città per l'accoglienza, perché è un patrimonio della città e noi come sempre lavoriamo per riportare luce sulla luce della città, e anche sulle ombre, sulla luce, sulla luce. L'affetto dei cittadini, non solo degli addetti ai lavori nei confronti dei grandi che sono di altre cultura di questa città piena. Un'ultimissima battuta anche alla comunicazione di servizio. Sì, innanzitutto ringrazio tutti per essere venuti così numerosi a questa conferenza stampa e soprattutto la provincia in qualche modo ha organizzato l'intervento e noi ne siamo orgogliosi, quindi ringrazio anche la provincia attraverso il dottor De Giovanni. E un annuncio per i colleghi giornalisti in sala, io non mi aspettavo da direttore una partecipazione così numerosa su questo tema, per cui ho portato 35 copie in tutto della rivista Phoenix, alcuni colleghi che dovrebbero scrivere degli articoli, dei pezzi su questa storia sono rimasti senza, quindi questa prima è una comunicazione di servizio. Se mi lasciate su un foglio la vostra mail, io chiamo redazione a Roma, vi farò mandare in maniera assolutamente immediata, quindi in tempo reale, l'articolo
di Maurizio Monticello, da cui potete trarre tutte le informazioni per poter scrivere il vostro pezzo. Quindi magari prima di andare via lasciatemi questi dati. Lo stesso vale anche per la detto stampa della Cappella San Severo. Ho bisogno di un attimino di parlare con lei perché si potrebbero comunque organizzare delle cose insieme. Chiudo la mia riflessione, che ho iniziato prima, sottolineando il fatto che Napoli è sempre stata una città della grandissima cultura. La vostra partecipazione dimostra ancora come il sangue napoletano è un sangue di profondo valore culturale, di grande interesse e di grande luce, come è stato detto. Quindi bisogna essere orgogliosi della nostra città, vessata nel passato, oggi è ancora vessata, ma comunque sede e scrigno di immensi tesori. Il principe, fondamentalmente, per quanto sia circondata quest'aura un po' scura, in realtà era un tipico studioso dell'epoca dei lumi, quindi era un illuminato, era una persona che in qualche modo cercava il senso profondo dell'esistenza. Lo studio che noi abbiamo oggi presentato, per quanto abbia un valore scientifico, in realtà prende le mosse proprio da quella che è la